Dopo la notte di ordinaria follia registrata tra sabato e domenica scorsi nel cuore di Napoli in piazza Trieste e Trento, quando una persona in sella a uno scooter ha esploso colpi d'arma da fuoco terrorizzando i clienti di un bar, nella stessa piazza il consigliere regionale De Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha organizzato insieme con imprenditori e commercianti una manifestazione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla questione sicurezza. Sentiamo il consigliere. La nostra battaglia è a favore di tutti i napoletani e dei cittadini onesti che vogliono vivere in una città civile, che non vogliono trovarsi in mezzo a una stesa. Non si può nascondere la polvere sotto al tappeto. Non è che, non parlando dei criminali o dei delinquenti, questi scompaiono. E quindi dalla parte di chi lavora e contro chi deruba e delinque nel nostro territorio. In piazza anche Enrico Porzio, titolare di una famosa catena di pizzerie. Noi imprenditori, lavoratori che investiamo nella nostra città sentiamo proprio il bisogno di essere tutelati con questo sistema, poiché non possiamo richiedere un presidio davanti a ogni locale, ma almeno un impianto di sicurezza di telecamere ci garantisce un lavoro più tranquillo a noi e anche chi collabora con noi. Quindi, cosa grave è che nel centro di Napoli, nel pieno cuore di Napoli, questa cosa non sia ancora presente. Quindi lotteremo e ci batteremo affinché questi presidi o queste telecamere vengano installate al più presto. Emergenza sicurezza anche per chi facilita l'arrivo dei turisti in città. Sentiamo Andrea Vento, titolare di un'agenzia di viaggi. Ho tanti amici e clienti che fra l'altro mi seguono nel mondo e che sono, che ne so, del nord Italia, del sud, della Sardegna, che mi chiamano: Andrea, guarda, io avrei una certa titubanza a venire a Napoli, vorrei venire, sono tentato, però ho paura che... Ecco, questa paura che si deve togliere da mezzo, perché dobbiamo fare in modo che questa città sia quel che è, una fra le città più belle al mondo, ma al momento c'è qualcosa che non funziona.